Ma buongiorno a tutti ragazzuoli e bentornati in questo nuovissimo video. Sono Chris177, non chiedetemi perché ho i cookie dal forno, ma vanno lì in quel posto preciso. E siamo qui oggi con un nuovissimo video di Minecraft. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a spolliciare, a lasciare un bel like, un bel pollicione, perché se non lo fate siete cattivi. Siete cattivi, ve lo dico io che siete cattivi, perché non vi costa niente cliccare quel bottoncino, quindi cliccatelo. Tra l'altro, se vi siete persi questo video, andatelo a vedere poi qua sopra. Non adesso, naturalmente, perché adesso c'è questo video e andate a vedere poi il vecchio video dopo, e lo troverete nei consigliati, o se no cercate tutorial cucina Minecraft e vi esce. Allora, perché siamo qui in un mondo piatto, brutudus, senza niente, senza cose? Tra l'altro questo è il mondo delle costruzioni speciali di Minecraft, bla bla bla, ve lo dico tutte le volte, ma tanto non le andate a guardare, quindi affari vostri. Siamo qui perché oggi ho delle nuovissime informazioni riguardanti il mondo PlayStation e sono qui un po' per fare chiarezza su quel che ci sarà con l'aggiornamento Bedrock Edition. Molti di voi hanno detto: quindi arriveranno le super shader nuove, ultra fighe. Se vi state chiedendo di cosa sto parlando di queste. Ve le lascio qua mentre continuo a parlare. Sono praticamente, si chiama RTX attiva e praticamente permette a Minecraft di diventare una cosa strarealistica, trasforma ogni singolo blocco, ogni singolo centimetro della mappa, del vostro texture, in qualcosa di realistico. Adesso lo andate a vedere qua sotto, fa letteralmente il confronto fra prima e dopo, quindi una cosa davvero assurda e fighissima. Ma voi state sperando davvero che questa cosa ultra mega figa arrivi su noi poveri PlayStation 4? Secondo voi è possibile? No, non è possibile, non può essere. Ma andiamo passo per passo. Che cos'è questa Super RTX nuova? Vi ricordo che qualche anno fa, per la precisione un anno fa esatto, al Minecraft Earth dell'anno scorso, ci hanno presentato il Super Duper Graphics Pack. Wow, che doveva essere la svolta, ragazzi, la svolta. Doveva essere il nuovo pacchetto di shader per Minecraft console e avrebbe fatto la svolta. Purtroppo loro, circa 6 mesi dopo, hanno detto che non sono riusciti a realizzarlo perché era una qualcosa di impensabile, cioè era troppo difficile per loro da fare. Da questo anno a questa parte non hanno più parlato di questo Super Duper Graphics Pack finché Nvidia ha rilasciato questo RTX Active in anteprima per alcuni e ha dato la possibilità di provarlo. Questo, come vi dicevo, RTX cambia totalmente la visuale del gioco rendendola realistica, cioè guardate che figata ragazzi, assurda. Ma come si fa ad avere? Ce l'avremo su PlayStation 4? Come facciamo a giocare a questa cosa strabella, impressionante? Non possiamo, o almeno per il momento non possiamo. PlayStation 4, a differenza di Xbox One, ragazzi, ha un motore grafico molto, molto meno potente. Certo, con PlayStation 4 Pro aumentiamo i livelli. Però, ragazzi, Xbox One ha sviluppato, in collaborazione con appunto queste cose, questa nuova grafica che si chiamerà Red Dragon e implementerà questa sorta di grafica che sarà realistica. Non sarà così realistica perché questa è la versione che verrà rilasciata per chi ha dei super computer, quindi solo per Windows 10 Edition. Quindi chi ha Windows 10 Edition avrà poi questa grafica di gioco. Come funzionerà? Dovrete scaricarla? Dovrete... No, semplicemente ragazzi, cliccando un tasto dalla vostra amatissima tasta tastiera, potrete semplicemente, ragazzuoli, attivare questa super grafica della Madonna. Quindi semplicemente cliccate un tasto e si attiva, davvero molto semplice. Per Xbox One non si sa ancora, ma questa Red Dragon texture che stanno creando sarà più o meno realistica così e sarà molto bella. Qualcuno parla che su PlayStation arriverà tutto quando si parlerà di PlayStation 5. Quindi prima che ci toccherà a noi questa cosa se ne parlerà. Ma intanto, già che si sta movimentando qualcosa con la versione Bedrock Edition, iniziano ad implementarci degli aggiornamenti, secondo me va già bene così, non lamentiamoci ragazzi.
piano piano faremo tutto anche noi, non vi preoccupate. Come vedete andiamo a confermare questa teoria. Minecraft con RTX arriva a Ray Tracing sul gioco più venduto del mondo. Quindi viene implementata attraverso Nvidia e Minecraft questa nuova grafica. Se volete leggervelo ve lo lascio qui, mentre parlo ve lo leggete un attimino. Benissimo, se ancora non avete lasciato like, lasciatelo, perché se il video non vi piace e lo state ancora guardando, vuol dire che in realtà vi piace. Quindi lasciate un pollicione, ragazzi. E vedete, anche se non sarò in grado di usarlo, sono entusiasta di vedere il potenziale che avrà. Vabbè, di solito Twitter traduce sempre malissimo, ve lo traduco a modo mio. Praticamente lui dice, anche se io che ho PlayStation non potrò utilizzare questa nuova grafica, sono ben contento di vedere questi aggiornamenti grafici su Xbox Bedrock Edition e speriamo che in un futuro arrivi anche per noi PlayStation 4. Qualcuno ha chiesto, quindi non arriverà su PlayStation 4, lui fa no, per il momento su PlayStation 4 non ci sarà, sarà confermata questa Ray Tracing solo per Windows 10 e la Red Dragon Graphic solo per Xbox One. Quindi ragazzi, chiarimenti su questo argomento delle shader, non arriveranno su PlayStation 4, quindi se tu hai Xbox eccetera eccetera, sono contento per voi che avrete questo super aggiornamento. Non so quando, non so come, serviranno delle prestazioni altissime se ce l'avete sul PC, addirittura vendono delle schede grafiche apposta che costano 1300 euro solo per fare questa, questa cosa ragazzi, quindi è davvero assurda secondo me, però se ne parlerà poi più avanti, quindi per parlare effettivamente poi di questo tipo di grafica lo vedremo più avanti e spero che ne parleranno comunque alla conferenza del Minecon di quest'anno. Vi ricordo il 28 settembre, non mancate alla mia live. Detto ciò ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi invito a passare sul mio Instagram naturalmente, perché se non ci passate non siete veri iscritti, mi raccomando, perché lì vi informo di tutte le cose. Non è vero, non informo di niente, ci sono solo io col mio profilo, il mio bel faccino, e quindi perché no, passateci, magari mi scrivete un messaggino e io vi rispondo, che dite? Quindi vi ringrazio tantissimo per la visione, tantissimo per aver ascoltato questi 5 minuti di cose che vi ho sparato a zanzara e la mia follia del video di oggi. Vi ringrazio tanto, che noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, bella lì.